Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un unboxing e un hands-on del Sony Xperia P, ovvero il secondo device della linea Xperia NXT, quindi prodotto Sony 2012. Si tratta di un prodotto che si posiziona in una fascia leggermente inferiore rispetto a Xperia S, costa infatti 399 € e quindi possiamo considerarla fascia medio-alta. È uno smartphone comunque sì, che è molto completo. Vediamo cosa riporta il retro della scatola. White Magic in pratica è la tecnologia dello schermo. Abbiamo anche il Mobile Brave Engine. XMRR è il tipo di sensore della fotocamera da 8 megapixel. Abbiamo un processore dual core, possibilità di registrare video a 1080p. E poi abbiamo un simpatico bollino che ci fa capire come, ricaricando 10 minuti la batteria del device, potremmo fare, diciamo, 60 minuti di conversazione, quindi questo equivale a 60 minuti di telefonate. Quindi si presuppone che la sì, vabbè, che il device abbia una buonissima autonomia. Adesso faremo un unboxing e quindi una prima accensione. Però prima volevo premettere una cosa, ovvero che il modello da me in possesso è un modello test, quindi non ho la scatola definitiva. Il prodotto è definitivo, però mi pare che manchino un paio di cose rispetto alla confezione venduta alla confezione italiana, quindi smart tag e cavo micro HDMI. Comunque, vediamo di tirare tutto fuori. Allora, vedete NFC perché appunto ho un chip NFC. Però appunto, ripeto, mancano le smart tag. Se riesco a procurarmi qualcuna, farò vedere il funzionamento in fase di recensione. Allora, cosa abbiamo? Carica batterie con porta USB standard. Abbiamo cuffie auricolari di tipo in-ear, quindi si presuppone una buona qualità, ovviamente marchiate Sony. Abbiamo altre cuffiette gommini delle cuffie in-ear, perché così si può adattare a qualsiasi tipo di orecchio, ognuno può ascoltare la musica in maniera comoda. Poi abbiamo ovviamente il cavo dati micro USB Sony marchiato, non più Sony Ericsson. Le istruzioni che vabbè non ci interessano, e poi abbiamo il Sony Xperia. Mettiamo tutto da parte e tiriamolo fuori. Ed eccolo qui, completamente nero. Mi pare sia disponibile anche in versione argento, almeno mi pare che l'argento sia nella parte inferiore, per il resto mi pare sia anche nera. Con questo è il modello black, molto molto bello ed elegante. Vabbè, il design è lo stesso di Xperia S, ovvero il design iconic. Però di primo impatto si può vedere come ci sono alcune differenze, come ad esempio la camera anteriore è posta sulla sinistra e non sulla destra. Anzi, a dire la verità, un po' una stranezza, nel senso che è la prima volta che vedo una camera anteriore sulla sinistra invece che sulla destra. Vabbè, comunque è così. Poi vedete come anche la micro SIM si inserisce all'interno dall'esterno, quindi di fatto non è come Xperia S che dovevamo togliere la cover posteriore e inserirla. Qui di fatto abbiamo un design con scocca unibody, molto molto bello e piacevole al tatto. Comunque accendiamolo. L'accensione è posta qui sul lato, vedete come abbiamo anche una cassa di lato, abbiamo il bilanciere volume e il pulsante per scattare fotografie. Qui abbiamo porta micro USB e porta micro HDMI. Qui abbiamo detto lo slot per la micro SIM. Jack da 3,5 nella parte superiore. Lo schermo ricordo essere un 4 pollici con risoluzione QHD. Abbiamo detto tecnologia White Magic. Cosa significa White Magic? In pratica è un display capace di raggiungere una luminosità massima di 1000 nit. Quindi è il display più luminoso al mondo. Supera anche il display Nova che, se ricorderete, avevamo recensito l'anno scorso con il suo Optimus Black. Era il display di Optimus Black che raggiungeva 700 nit. Qui questo White Magic raggiunge 1000 nit, e questo fa capire come il device
sia oltre che molto luminoso al chiuso, diciamo, quindi guardare film, probabilmente navigare sul web è molto bello perché comunque la luminosità è alta, ma soprattutto avrà sicuramente una alta leggibilità sotto la luce del sole, quindi Optimus Black, che si vantava tanto di, diciamo, di questa capacità con i suoi 700 nit, dovrebbe essere superato da questo Xperia P e il suo White Magic sotto la luce del sole. Comunque, ovviamente io ho fatto già una prima accensione per configurare il mio account Gmail, però non ho configurato niente, vedete, né Facebook né Twitter, nient'altro. Però faccio notare subito come la fluidità è molto buona. Infatti, vedete come abbiamo tantissimi widget, eppure il sistema pare essere attivo, nonostante il sistema sia alla fine Gingerbread, quindi non è una versione aggiornata di Android. Ovviamente sarà aggiornata Android 4.0, mi pare dopo Xperia S, speriamo in luglio. Comunque vedete come tutto è molto molto rapido. Questo è anche merito del fatto che c'è 1 GB di memoria RAM, quindi non risente tanto dei widget, di tanti widget che abbiamo sulla home. È tutto molto reattivo. Ovviamente poi quando andrò a configurare il tutto bisognerà vedere, ecco, perché poi con gli account e tutti i servizi sincronizzati bisogna vedere che se risponde ugualmente bene. Però il primo impatto, ripeto, è molto molto buono. L'interfaccia è quella di Sony, vedete. Il display sì, è effettivamente molto luminoso, lo vediamo anche sulle impostazioni. Tecnologia White Magic, ci sono vari profili che possiamo settare. Vediamo se riesco a farlo vedere un pochino meglio. Io spero che questo schermo troppo luminoso non sia un problema per la mia videocamera, se no in fase di recensione dovrò un pochino abbassare la luminosità. Però vedete come il tutto è molto buono. Faccio vedere anche come è molto veloce anche nell'avviare la fotocamera, vedete? Quindi un device che risponde molto bene. Ovviamente poi noi in fase di recensione vi faremo sapere come il device si comporta sotto sforzo, quindi è con un uso molto intenso.